Questo video inizia così, su due piedi, fast. Come potete vedere, sto svuotando il furgone perché, ragazzuoli, questo vecchiarello è stato, non ancora ufficialmente, ma quasi venduto. E in questo video andremo a comprare e ritirare quello nuovo, se tutto va bene. Tra l'altro vi spoiler una cosa che ho fatto oggi, ma sincero, ero talmente in hype che mi sono dimenticato di filmarla. Scusate per il casino. Guardate, raga, i cerchi nuovi per la A35. Quanto sono più belli di quelli vecchi. Spettacolo, ora si vede la pinza da paura. Ovviamente per questi, super ringraziamento a Fond Metal. Detto questo, preparatevi perché questa settimana accadranno un bel po' di cose. E preparatevi perché il furgone nuovo, raga, non avrà niente a che vedere con questo. E comunque vorrò camperizzarlo. Allora, qua ho svuotato tutto. Tra l'altro, piccolo fun fact: io avevo prenotato una vacanza in Sardegna dei miei amici, ovviamente con le moto. Peccato che poi è arrivata la proposta d'acquisto per il furgone. E quindi il mio bellissimo biglietto per il traghetto in questo momento andrà modificato. Perché vi ho detto che questa settimana dovrò comprare il furgone? Non perché ho fretta. In realtà sì, ma non dipende da me. Cioè, vuol dire che non posso andare in vacanza col furgone e noleggiarne uno mi costa tipo 1500 euro. Quindi anche no. Finisco di svuotare tutto quanto e ci vediamo domani. Che diamo l'addio al furgone house. Bene, vedete me, il mio grande puffo, non sul furgone, perché purtroppo non ho potuto filmare dentro in agenzie e tutto, ma è andato. Stiamo andando in direzione Milano a vedere il furgone nuovo. Questo sarà una mazzata incredibile, sia come prezzo, sia come dimensioni. Ci facciamo una casa dentro. Ci vediamo dopo. Attenzione, ci siamo. Stiamo provando addirittura a scroccare una targa personalizzata. E dopo aver acquistato a tutti gli effetti il furgone, chiaramente, se non venivo da Niki, taglio super fresco, siamo carichi per andare pure al concerto di Sfera. Sì, in realtà mi ero dimenticato di dirgli che sono andato a farmi fresco perché c'è il concerto di Sfera e basta. In più c'è la gara del mio amico Manuel a Misano, quindi voglio andare assolutamente a vedermela. Volevo essere bello. Ora si va a Bergamo. Per la cena si fa il tiramisù proprio. Ciao. Oggi siamo arrivati al giorno della gara. Sono in coma, devastante. Sono le 4 di mattina. Si parte in direzione Misano. Ci vediamo quando siamo là. Cazzo che grande. Andate a prendere oggi shopping, Grand Ganger. Quali c'è sconto? Ivan 10. Comunque siamo arrivati. Il ritorno è stato un disastro, ragazzi. Abbiamo messo 5 ore e mezza a tornare. Ora, anche se sono tipo le 8:40, vado a dormire, che domani entreremo nel vivo di questo video. Adesso mi sono svegliato dopo un coma infinito. Mi sono messo a dare una controllatina al video che deve uscire oggi sul canale, ovvero quello in cui abbiamo mappato la A35, bellissima. Anche la miniatura l'ho fatta, quindi siamo belli carichi. Volevo farvi vedere anche una cosa che qua su YouTube non vi ho mai fatto vedere. Come potete notare, mi sono attrezzato dopo anni che volevo farlo e dopo anni che aspettavo la connessione adatta. Come vedete, finalmente posso fare anche io le live su Twitch. Mega super giga ringraziamento a Delgato, perché senza di loro tipo tutto non avrei potuto farlo. Mi hanno mandato il cam link per collegare la fotocamera al computer, mi hanno mandato tutti quanti i vari supportini game capture, perché chi si è già visto le live su Twitch saprà che giochiamo con il simulatore, questo simulatore molto fatto in casa però funzionale, quindi per l'appunto facendo i gameplay il game capture era indispensabile. E poi ovviamente non poteva mancare anche supporto per il microfono e microfono che mi fa sentire molto molto professionale quando parlo in live con questo microfono. E quindi davvero grazie mille a Elgato. Vi lascio tutti quanti i link in descrizione dei prodotti che mi hanno mandato, link in descrizione del mio canale Twitch. Adesso mi cucino qualcosa da mangiare e poi mi preparerò per andare al concerto di Sfera e Busta. Concentrando sulla guida. Magari guarda davanti. Dai! Se sopravviviamo andiamo a vedere il concerto, se no no. Ottimo, ottimo. Bella! Vai. Qua intanto si è riempito da far paura. Il concerto ieri alla fine ha spaccato veramente tutto. Adesso mi sa che porto fuori la macchina, che dopo devo fare un lavoretto in garage, che sarà tra l'altro anche grande spoiler di un progetto che ho in ballo da un po' di tempo. Mi ha chiamato il concessionario del furgone e mi ha detto che loro stanno per targarlo. Quindi a breve avrò libretto e targa e potrò andare finalmente a ritirarlo. Vi farò vedere la belva che ho comprato. Adesso smontiamo un po' la Stark. Stiamo preparando per fare una super moto molto divertente da usare in pista. Sono passati 3 minuti e la moto in questo momento è così.
così. Dobbiamo montare queste bellissime piastre. Oltre ad essere un grande spoiler, è anche una gran figata. Ma direi che non vi faccio altri spoiler, anche perché c'è un motivo perché abbiamo dovuto allargare l'interasse. E c'entra una cosa che lì non state ancora vedendo. I più perspicaci l'avranno già capito, e quelli che si sono guardati le mie live su Twitch l'avranno già capito. Ma cioè l'avranno già capito, lo sanno perché l'ho detto in live. Domani finalmente è il gran giorno, si ritira il furgone nuovo. Adesso io... Ottimo. È saltata la corrente di casa mia. Abbiamo sperato il kilowatt. Adesso io vi do la buonanotte, do una sistemata al puttanaio. Ci rivediamo domani con il ritiro del mezzo per il quale probabilmente avrete aperto questo video. Sono felice, giuro. In generale, quando vedo il garage, quando penso a queste cose, mi vengono in mente dei ricordi di periodi in cui non mi sarei neanche sognato di poter andare a comprare un furgone nuovo in concessionario. Bello. Ci vediamo domani. Il gran giorno è arrivato, si va a prendere il furgone nuovo. Tra l'altro, in tutto ciò, voi non avete ancora capito che furgone ho preso. Dai, 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 ci vediamo in concessionario. Questa roba che è uscito tutto il caldo di colpo. Sì. Sono 34 gradi. Io l'ho già visto. Ah, l'hai già visto? Ho visto la targa. Altre scartoffie. Attenzione, momento della verità. Raga, guardate. Targato nuovo di pacca. Guardate che bestia, raga. Non sono tanto alto, però vi garantisco che è molto, molto, molto alto. Adesso lo ritiriamo e poi vi facciamo vedere tutto quanto. Citroen jumper. Pure la retrocamera dietro. Cruise control. E un bel display gigante. Con CarPlay e Android Auto. Devastante. Adesso comunque lo ritiriamo. Andiamo a fare il primo pieno dei miei 150 euro di diesel. Altro che a 35. Poi ve lo faccio vedere bene tutto quanto. Cioè raga, guardate quanto cazzo è grosso sto robo. E vedrete che progetto faremo dentro, raga. Se abbiamo camperizzato un po' a cazzo di cane il mio piccolino, vi lascio immaginare cosa faremo con questo qua, che è estremo. Madonna, ma è troppo alto. Fai vedere quanto stai dentro in piedi. Le moto arriveranno qua. Stai già spoilerando, basta, troppe cose stanno già. Allora, basta. Comunque raga, spettacolo. Cruise control, CarPlay. Bellissimo. Non sono abituato ad avere questi comfort sul furgonello. Bellissimo. Secondo giorno di utilizzo, comunque ci ho già fatto 619 km. Allora, questa ripresa la sto facendo così. Non posso dire altro, faccio solo questo. Basta, poi lo scoprirete nel corso del futuro. Bene, dopo essermi reso conto che in questo video vi ho dato un quantitativo di spoiler incredibile, Stark da pista, ovviamente il furgone nuovo, progetto camper devastante e anche l'ultima clip che avete appunto visto, ho un sorriso a 50.000 denti, perché fine 2024, inizio 2025 accadranno tante cose interessanti. Una di queste tra l'altro non è ancora stata spoilerata, però a parer mio ci sarà davvero da divertirsi. Potrebbe essere incrocio dita e farò uno step anche a livello di contenuti. E quindi ragazzuoli, questo è il mezzo per il quale avrete aperto questo video. Io davvero non so farvi capire quanto è immensamente immenso. Avrete visto quindi che è un Citroen jumper. Io che sono abituato al mio furgoncino piccolo, per me questa cosa è tipo allucinante. Questo margine sopra la mia testa direi che farà tanto per il progetto camperizzazione. Mio padre vi ha già dato un mezzo indizio, preparatevi psicologicamente. Dentro, ok, ve l'ho fatto vedere, CarPlay, cruise control, tutto quanto. Ho già fatto per l'appunto più di 600 km ed è tutta un'altra cosa rispetto al mio vecchio furgone, raga. È tipo un sogno. Sono stato molto fortunato perché sì, l'ho preso nuovo, però raga, io l'ho pagato stra poco di più rispetto a un veicolo usato con 100.000 km e magari 3 anni di vita, per avere un mezzo nuovo in garanzia con tutto, perché gli altri che trovavo non avevano il cruise control, non avevano il CarPlay, non avevano la retrocamera. Sono estremamente soddisfatto dell'acquisto che ho fatto. Non so se vi aspettavate magari una macchina, però posso dire che, oh, guardo il Prato. Però posso dire che sono più gasato per questo furgone qua e per il progetto che ci andrà dietro piuttosto che per una macchina. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, attivate le notifiche, raga. Cercate di rimanere sintonizzati perché il progetto camperizzazione e gli altri progetti che vi ho spoilerato vi faranno gasare come non mai. Lo so, perché vi conosco e sono proprio quei progetti che vi piacciono. Da me il furgonello è tutto. Ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzuoli.